La Basilica di San Pietro, storia. La Basilica di San Pietro in Vaticano, nome esatto completo Papale Basilica Maggiore di San Pietro in Vaticano, è una basilica cattolica della Città del Vaticano, a cui farà coronamento la monumentale piazza di San Pietro. La costruzione della basilica, che avrebbe ospitato il corpo di San Pietro, iniziò con l'imperatore Costantino nel 324 d.C., una volta demoliti i mausolei e le necropoli preesistenti. Quando il re degli Ostrogoti, Totila, conquistò Roma il 17 dicembre del 546, molti senatori e patrizi romani si rifugiarono qui. Nell'800 la basilica accolse la solenne incoronazione ad imperatore di Carlo Magno e successivamente quella di molti altri, tra i quali Federico I Barbarossa e Federico II. Nell'846 fu saccheggiata dai saraceni, che la depredarono di numerose opere d'arte ed arredi, tra cui le porte bronzee. Per questo fu poi circondata da fortificazioni, le tuttora esistenti mura leonine. Nel corso dei secoli la basilica fu affiancata da altri edifici come l'atrio, il campanile, un palazzo destinato alla residenza del clero. Dopo la cosiddetta cattività ovignonese 1309 al 1367, periodo in cui il papato si trasferì da Roma ad Avignone e la basilica visse un periodo di abbandono. La basilica fu al centro dell'interesse papale e si arricchì di molte opere d'arte. Dai primi interventi di consolidamento nel 1400, il Papa Niccolò V decise un profondo rinnovamento del complesso edilizio e del restauro di molte parti. Artisti come Raffaello Sanzio, Michelangelo Buonarroti e Carlo Maderno diressero negli anni la cosiddetta Fabbrica di San Pietro. I lavori si conclusero sotto il pontificato di Urbano VIII nel 1626 d.C., ma solamente fra il 1655 d.C. e il 1667 d.C., per volere di Alessandro VII, Bernini progettò e realizzò il grande portico colonnato di Piazza San Pietro e pose al centro l'obelisco del I secolo a.C., proveniente da Eliopoli.